Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Quindicesima giornata di Fantacalcio, sto recuperando ragazzi, piano, riporto tutto. Che è successo in questa quindicesima giornata ragazzi? Tanto siamo ricominciati ovviamente dopo la pausa di Capodanno. Il panettone più buono aveva mangiato lo Squarta Praga. E oggi ragazzi ricomincia appunto il campionato, lo so, ripeto, sono in ritardo ma recupererò, tranquilli. Ora che non si gioca più ogni tre giorni la Serie A, avrò più tempo per recuperare. I risultati di questa giornata ragazzi sono Squarta Praga 2, FC Roma 5, la prima sconfitta nel fantacalcio reale, arriva in maniera molto molto pesante. Poi Blaugrana Raccattati 2-0 e Aston Birra 1, AC Salute 5. Ce l'ha finalmente fatta a prendere la rivincita contro l'Aston Birra. Detto questo ragazzi, la classifica aggiornata a questi risultati prevede Squarta Praga 42, AC Salute 39, FC Roma 39, Aston Birra 35, Blaugrana 28 e Raccattati a 13 punti. Io non perderei veramente altro tempo, andrei su FIFA a giocare la giornata. E la quindicesima giornata ragazzi parte sulla neve, esattamente dove si è interrotta la scorsa. E qua c'è Aston Birra contro ci saluti ragazzi, la mia squadra scende sempre in campo per prima, ormai per chi segue la serie lo sa. Questa volta ragazzi tocca all'East Point Arena, stadio che tra l'altro ci è familiare perché per chi mi segue dai primi tempi lo usavamo nella carriera di FIFA 16 con l'Udinese, questo stadio che in realtà ragazzi non è neanche poi così brutto come stadio, anzi a me piace alquanto. Rifiato un secondo. Detto questo ragazzi vi anticipo già che in questa giornata si giocheranno due partite su FIFA e una su PES, che sarà l'ultima che poi andremo a vedere appunto. Ecco qua le due formazioni ragazzi che scendono in campo sotto l'inno della Serie A, con Handanovic il capitano, Fabio Quagliarella. Adesso ragazzi andiamo a breve a leggere le formazioni con Mirašuk, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Siamo quasi a metà campionato, adesso farò anche la 16 tra poco. Voglio mettermi veramente in pari ragazzi, cosa che spero e proprio voglio riuscire a fare in modo da tornare in pari esattamente come era una volta. Ci sono state insomma le vacanze, ve l'ho già detto. Poi due turni fra settimane di fila, se stare dietro per questa serie ragazzi è stato veramente difficile. Però prometto che recupererò. Intanto Aston Birra va in campo con Handanovic in porta, difesa Gosens, Vidal, Mancini e Hakimi, Locatelli mediano di centrocampo, centrocampisti centrali Milinkovic, Savic e Brozovic. Poi troviamo Simeone dietro a Quagliarella e Caputo, Sirigu, Bastoni, Faroni, Chiesa, Bonaventura, Rebic e Barrow in panchina. La ci saluta va in campo con Donnarumma in porta, difesa con De Vrij, Manolas e Romagnoli, centrocampo con Insigne a sinistra, Castichieco a destra, Frawler centrali e Mirašuk dietro a Lukaku e Lautaro Martinez, Insigne, Palomino, Masiero, Perisic, Torani, Ribery e Donnarumma, Antonio in panchina. Si può ragazzi iniziare in diretta dall'East Point Arena. Minuto 8, Lukaku, ancora avanti Lukaku, molla il destro ribattuto da Brozovic. Decimo minuto, Frawler, Lautaro Martinez, Lukaku la chiama che sì, palla filtrata che sì, sinistro, batte Samir Handanovic e fa 1-0 per la ci salute ragazzi, che parte subito a bomba. Altra partita in cui su FIFA, non sul PES, trova il vantaggio. Seconda rete in campionato perché sì, con filtrante preciso ragazzi, brucia Hakimi in velocità e di sinistro batte Samir Handanovic per il gol che porta la ci salute momentaneamente in vantaggio. Vediamo qua il disappunto di Antonio Conte. La ci salute che parte subito in bomba e trova il vantaggio di Frank Kessié. Vediamo la battuta del calcio d'inizio, immagini che ci portano al minuto 14. Brozovic dentro, Caputo protegge la palla col corpo, Caputo destro e rete. Si era ha vinto il duello
con Manolas usando il fisico e batte di destro Gigio Donnarumma, pareggio per l'Aston Birra. Altre rete di Caputo, ragazzi, che da quando è tornato dopo l'infortunio e la positività al Covid, ragazzi, sta veramente facendo il carnevale là davanti, senza se e senza ma. Qua molla un destro micidiale e va a battere il portiere rossonero. Giudice Antonio Conte, pareggio per l'Aston Birra, che non molla dopo, insomma, aver subito un bel 5-1 nel fantacalcio, ragazzi. Cerca il riscatto almeno sul campo. 18esimo, Lukaku dentro per Milanchuk, che gira intorno al pallone, esce Handanovic e la fa sua. 25esimo, Gosens, ancora lui, Gosens. Milinkovic Savic dentro, Quagliarella, sinistro, bravissimo Gigi Donnarumma a mettere in calcio d'angolo il tiro del capitano, insomma, che ha già messo una bella carrellata di gol nel suo curriculum questo campionato. Però questa volta, ragazzi, Gigio dice che non è il momento giusto per passare. Calcio d'angolo, va Gosens, si avvicina anche Hakimi, palla lunga dentro per Quagliarella, ancora blocca Gigi Donnarumma sul colpo di testa. 27esimo, Simeone dentro per Caputo, palla che sfila accanto a Romagnoli ed è 2-1 per l'Aston Birra addirittura, ragazzi. Adesso siamo a 3 punti pari, doppietta per Ciccio Caputo, che non intende veramente fermarsi qui. Segna veramente un gol dopo l'altro questo ragazzo. Bellissimo l'assist di Simeone per la punta del Sassuolo, che nell'1 contro 1 contro Donnarumma non accenna a sbagliare e pareggia così i conti per l'Aston Birra. Mi è cascata un AirPod, complimenti. Dovrò mettermi a cercarla. Si batte il calcio d'inizio, si va al minuto 38. Castiglieco dietro per Froler dentro per Lautaro Martinez, sinistro, e pareggia subito la Ci Salute con Lautaro Martinez. Altro gol per lui, ragazzi, che sta veramente avendo un momento di gloria questo ragazzo. Sta veramente segnando una valanga di gol ultimamente, e così fa 5 in campionato. Niente male lo score per il signor Lautaro, che così trova appunto la sua quinta rete in campionato. Tra l'altro non è nuovo segnare all'Aston Birra, e esulta, ragazzi. Tra l'altro fa un po' strano vedere Lautaro Martinez con la maglia del Milan, però ragazzi, così l'asta ha deciso. Nel recupero va dentro per Quagliarella, bravissimo Froler a chiudere e a passare a Donnarumma. Si va nella ripresa, 49esimo, Lukaku, per difendere palla col corpo, Lukaku dentro per Lautaro Martinez, palla fuori, clamorosa occasione per la Ci Salute, ragazzi, sembrava gol da qui, invece no, palla fuori, non tocca Handanovic, probabilmente battuto, grandissima occasione. 52esimo, perde la palla qua Hakimi, Milanchuk la manda ad Handanovic. 72esimo, Lukaku dentro per Lautaro Martinez, dentro perché sì, si gira, che sì, sinistro potentissimo, e la Ci Salute passa in vantaggio con Frank, che sì, che difende benissimo la palla col corpo e va a fare la sua solita esultanza davanti ai suoi tifosi. Il numero 79 rossonero, li vediamo qua, ragazzi, bellissima difesa col corpo della palla davanti a Vidal. Si gira e batte per la seconda volta in questa partita e Handanovic, e fa ben 3 reti in campionato. Eguaglia Perisic, Caicedo, Simeone, ragazzi. Il gol di Kessi, che permette alla Ci Salute, ragazzi, di portarsi in vantaggio. Detto questo, si va al minuto 75. Poco dopo, dietro che sì, dentro per Lukaku, palo clamoroso, pareva lì ancora, batti e ribatti, palla che viene messa fuori da Brozovic.
82esimo, Milinkovic Savic dentro per Hakimi, clamoroso, recupera benissimo De Vrij, grandissima occasione qua ragazzi. 90esimo, palla profonda per Perisic, creato al posto di Castiglieco, dentro Lukaku, Lautaro Martinez destro che si infila nel primo palo, potentissimo, 4-2, doppietta di Lautaro Martinez, oltre a quella di Kessi e di Caputo. AC Salute che chiude definitivamente Conti, si porta a casa un doppio scontro diretto perché vince 5-1 sul fantacalcio e vince 4-2 la sfida su FIFA, ed è sesto gol in campionato anche per Lautaro Martinez, che veramente sta bruciando le tappe, eguaglia così il suo compagno Romelu Lukaku ed eguaglia pure Ciccio Caputo a 6 reti. Qua ragazzi, più niente da dire, Lautaro Martinez unico, ed è il suo sesto gol in campionato. Dopo 3 minuti di recupero ragazzi, la partita finisce qui 4-2, leggiamo la classifica momentaneamente: Squadra Praga 42 punti, AC Saluta 42 punti, FC Roma 39, Aston Villa 35, Blaugrana a 28 e Raccatati ultimi a 13 punti dopo il pareggio ottenuto la scorsa giornata. Partita ragazzi che parte subito insomma col botto, ricca di gol, ben 6 reti solo nella prima partita ragazzi. Meno male che FIFA dopo questo aggiornamento permette di fare più gol quando si gioca con VSCOM. Che bello. Manca poi ragazzi questo stadio che è diviso proprio a metà tra Milan e Inter, fantastico, atmosfera bellissima ragazzi. Si fa il secondo match, è giocato al tramonto, dovrebbe essere stadio e stadio La Rosaleda ragazzi, ed è Squarta Praga contro FC Roma. Altra partita ragazzi molto molto appetitosa, l'ultima volta finì 2-0 per l'FC Roma con gol di Belotti e di Mertens, fu il secondo gol, il terzo gol di Belotti in campionato e fu l'unico gol di Mertens segnato finora, ma ragazzi sappiamo che, da metà dicembre Mertens è fermo per infortunio purtroppo che ha subito insomma nella partita contro l'Inter. Prima volta che su FIFA che scende con la maglia nera in campo l'FC Roma. Sua seconda divisa. Ecco qua, Atebur, Smalling, Skriniar. Bella difesa insomma quella della squadra capitanata dal nostro amico Filippo. Bellissima anche l'atmosfera diurna della Champions League. Abbiamo qua Berardi, Immobile e Cristiano Ronaldo, che anche lì fa effetto un po' vederlo con la maglia del Barcellona. Io non credo che lo vedremo mai, lui con la maglia del Barcellona. Allora, tanto Squarta Praga che va in campo con questi 11. Leggo prima i panchinari: Dongoski, Cagliolo, Izzo, Castrovilli, Verdi, Ferrari e Bogan in panchina. Szczęsny in porta, Bonucci, Krzysztof e Milenkovic centrali, Pereira, Mkhitaryan esterni, De Paul mediano, Çalhanoğlu trequartista, Ronaldo a sinistra, Berardi a destra e Immobile punta centrale ragazzi. È una bella, una bellissima formazione questa, molto molto potente ragazzi, e insomma può veramente fare e dare tanto sul campo. Andiamo adesso a leggere quella dell'FC Roma appena finiscono la foto di gruppo. Ragazzi sapete che è differita la facecam. Questi sono i titolari ragazzi. In panchina troviamo Paolo Lopez, Ibanez, Muriel, Joao Pedro, De Ron, Soriano e Kier. Titolari: Sebastian in porta, Atebur, Smalling e Skriniar in difesa, Zielinski e Politano esterni, Barella e Veretout centrali, Zapata dietro a Dzeko e Belotti ragazzi. Zapata che pensa abbia segnato tipo un gol solo se non ho errato fino ad adesso, poco prolifico in attacco. 11° minuto, Çalhanoğlu dentro, palla che era per Immobile ma finisce in braccio a Silvestri. 12° Immobile dentro per Berardi sinistro, ancora Marco Silvestri a farla sua. 14° Barella allarga per Politano che va al cross verso Belotti completamente solo, posizione regolare, schiaccia la palla in porta e fa 1-0 per l'FC Roma. Altro gol di Belotti che si porta a 5 reti in campionato ragazzi, e non è proprio un titolarissimo di questa squadra, poi ragazzi quando c'è bisogno di lui ragazzi si fa sentire presente e qua fa tutto alla perfezione.
Adesso, con un'ipotetica vittoria, la FC Roma si potrebbe anche lui a fare ben 6 punti in entrambi gli scontri. Non sarebbe risultato poi così male, ragazzi, considerando che lo Squarta Praga nel fantacarcere reale sta veramente facendo il culo a tutti, vedendo insomma anche la formazione che ha. Insomma, Belotti apre le marcature al quindicesimo minuto, e si va avanti. 21esimo, Cialanoglu per Ronaldo là fuori, dentro per Berardi, sinistro, rete di Berardi, prima rete in campionato per attaccante del Sassuolo. Pareggia dopo 5 minuti, i conti aperti da Belotti, e trova il gol del pareggio, primo gol in campionato appunto per Domenico Berardi, che va a esultare alla telecamera. Insomma, c'è avuta insomma la 15ª giornata per poter segnare gol, ce l'ha comunque fatta, ragazzo, secondo me fortissimo Berardi. Palla che finisce alle spalle di Marco Silvestri e fa così gol dell'1 a 1 Domenico Berardi. Ripeto, prima rete stagionale per lui. Le riprese ci portano al 39esimo, Duván Zapata dietro Dzeko, dentro per Belotti, esce Szczęsny che anticipa appunto Belotti. 47esimo, siamo alla ripresa, Belotti allarga, Barella, profondo per Dzeko, si gira, Dzeko destro, infallibile Edin Dzeko che fa 2-1 per l'FC Roma. Seconda rete stagionale per Dzeko, vado a controllare nella classifica, esattamente così, seconda dopo che la prima l'aveva segnata all'Aston Villa più di un mese fa. Porta a 2 reti il conto stagionale. Vediamo qua, si gira benissimo su, mi sembra sia su Guagliolo, se non, no, su De Paul, si gira benissimo e fulmina Wojciech Szczęsny con un bel destro potentissimo. Portiere sostanzialmente irresponsabile su questo gol, perché è un tiro veramente veramente potente da parte del giocatore bosniaco, che riporta avanti l'FC Roma e riporta momentaneamente tutto a 6 punti su 6 disponibili in questa 15ª giornata. 53esimo, Dzeko, ancora Dzeko, palla profonda, mette fuori Berardi, Belotti destro, blocca Szczęsny, bel tiro però non sufficientemente potente. 59esimo, Vertu dalla bandierina, batte lungo in area, mette fuori Szczęsny, poi arriva Atebur al volo che può segnare, ma Szczęsny gli dice di no, ragazzi, con una parata micidiale. Rivediamo il replay, palla messa fuori, Atebur, tiro bellissimo e precisissimo, bravissimo e puntualissimo anche Szczęsny a intervenire col guantone, con la mano di richiamo, e mandarla in calcio d'angolo. 68esimo, Belotti allarga per Dzeko, Dzeko dentro, esce Szczęsny all'ultimo, anticipa Duván Zapata. 71esimo, Zielinski, Dzeko, Zielinski dentro per Politano, 600 Belotti, Politano, palla dentro, gol della merda, gol di Belotti, doppietta, 6 gol in campionato per il Gallo, che porta così a aprire sul 3-1 e molto in discesa per l'FC Roma, e con 6 gol eguaglia Lukaku, Caputo e Lautaro Martinez. Insomma, niente male per il numero 7 dell'FC Roma. Vediamo qua, ragazzi, buco difensivo, palla dentro di Matteo Politano e gol a porta vuota del Gallo Belotti, che batte Szczęsny per la seconda volta oggi, firma doppietta e fa appunto 3-1, partita, ragazzi, che si sta mettendo veramente veramente bene per l'FC Roma, che trova la sua terza vittoria consecutiva contro il Blaugrana. Risultato, ragazzi, veramente niente male. Nel recupero De Paul a poco c'è distanza, De Paul dentro per Mkhitaryan, bravissimo Marco Silvestri a non concedere niente e a metterla in calcio d'angolo. Rivediamo il destro di Mkhitaryan, si distende il numero 1 in forza al Verona e la mette in angolo. Ne recupero sempre, al terzo minuto, palla dentro verso Ronaldo di testa, Politano la salva sulla linea. E dopo 4 minuti e 23 di recupero finisce qui, ragazzi, anche la seconda partita. Classifica aggiornata: Squarta Praga 42 punti, AC Salute 42 punti, FC Roma 42 punti, Aston Villa 35 punti, Blaugrana 28 punti, raccattati 30, 13 punti. Insomma, c'è
un abisso di 15 punti tra il quinto e il sesto, che andranno a giocarsi appunto l'ultimo match di questa giornata, diciamo meno interessante. Però ragazzi, sono sicuro che questa partita, anche se si tratta dello scontro insomma tra quinta e sesta in classifica, secondo me regalerà emozioni. E adesso ragazzi lo andremo subito a vedere. Si giocherà allo stadio Mestalla di Valencia, campo molto molto memorabile per i tifosi dell'Atalanta, perché ragazzi è stato il campo dove hanno avuto accesso per la prima volta nella loro storia ai quarti di finale di Champions League, che poi sappiamo ragazzi purtroppo come è andata a finire, con l'eliminazione per mano del PSG. Ragazzi, tra l'altro hanno subito tipo 2 gol in 3 minuti, ma penso che in Italia ormai di questa presa dell'Atalanta ne sappiamo abbastanza tutti. E oggi in questo stadio si va a giocare Blaugrana contro i raccattati. Ecco qua le formazioni in campo. Ecco qua Lazovic, Zaccagni, Kučka e Lazzari, Colley. Questo dovrebbe essere Letizia, se non vado errato, Cragno. Ecco qua ragazzi l'atmosfera del Mestalla al tramonto. Ecco Pellegrini, Dybala e Ilicic esattamente in sovraimpressione. Formazione dei Blaugrana, leggo sempre quando c'è la Champions League, prime panchinari perché sono in ordine: Beto, Spina, Artur, Fabian, Tomiasu, Magnoschi e Kolarov. Gollini in porta: Alexander Young esterni, De Ligt, Acerbi centrali, Luis Alberto mediano, Brahim Diaz e Kulusevski esterni, Pellegrini trequartista, Ilicic e Dybala davanti, Alexandro e Young ovviamente esterni ma terzini, ci mancherebbe altro. Quindi un 4-4-2 con rombo ragazzi, ce l'ho fatta veramente a dare a ogni giocatore per fortuna bene o male il suo ruolo predefinito. Ecco qua i raccattati ragazzi, che comunque per la squadra che hanno possono mandare per ora un cammino abbastanza soddisfacente. Ed ecco qua ragazzi, propria volta non gioca Cragno ma gioca Musso, Montipò in porta, Sensi, Lasagna, Romero, Maximovic, Radu e Bentancur in panchina, Musso, Colle, Pezzella, Letizia in difesa, Lazovic, Lazzari esterni, Zaccagni, Kučka, centrocampisti centrali e Caicedo e Kwame dietro a Dusan Vlahović, che comunque ragazzi nella Fiorentina ultimamente sta veramente giocando a mio parere molto bene. Settimo minuto, Dybala chiama Ilicic, Dybala dentro per Ilicic, posizione con la destra e gol subito, si passa subito in vantaggio, la apre Josip Ilicic all'ottavo minuto di gioco, va a esultare sotto i suoi tifosi e segna così il suo secondo gol in campionato, eguagliando Dzeko, Morata, Ronaldo, Insigne, Ramsey, Barrow, Papu Gomez, Lammers e Ibrahimovic. Destro a giro di Josip Ilicic che batte Musso e apre le marcature per i Blaugrana, che così farebbero 4 punti su 6 in questa giornata. No scusate, farebbero 6 su 6, non c'è stato pareggio. 12esimo, Zaccagni, subito l'azione di raccattati, Zaccagni va via, ancora Zaccagni, fende la palla col corpo però poi è un passaggio per Pierluigi Gollini. 14esimo, Young, Dybala ancora dentro per Pellegrini, sinistro, miracolo di Musso, poi batti palla addosso a Pezzella. Ripeto, miracolo di Musso. 22esimo, Kwame dentro per Caicedo, sinistro, palla fuori veramente di poco di Caicedo, veramente grandissima occasione per i raccattati. È vero che inciampa addosso a Kulusevski, a De Ligt, ma poteva fare sicuramente meglio. 25esimo, Kučka per Zaccagni, dentro per Lazzari che batte Gollini e pareggia i conti per i raccattati. Manuel Lazzari, primo gol in campionato per lui, finalmente si sblocca ragazzi dopo tante e diverse partite che in realtà ha già giocato, trova la gioia di potersi sbloccare almeno una volta, lo fa con l'assist del solito Zaccagni che non sta deludendo veramente da nessuna parte, giocatore secondo me fortissimo anche Lazzari, il motorino della Lazio se possiamo dargli un nome.
e trova così la sua prima firma stagionale. La trova contro i Blaugrana al Mestalla, alla 15ª di campionato. Speriamo che questo gol possa dargli un po' di inerzia per poter portare avanti e poter giocare bene per la sua squadra. Pareggia Conti al 25esimo minuto. 39esimo, Ilicic sinistro, Musso, paratone ragazzi, sul sinistro di Ilicic. 51esimo, siamo già nella ripresa, palla profonda, Musso esce. 54esimo, Kuzka per Caicedo. Caicedo, ancora lui, fa dentro per Vlahovic, sinistro, e primo gol stagionale anche per Dusan Vlahovic, che ribalta il risultato e fa 2-1 per i raccattati. Sinistro, Fulmino che batte quasi nell'uno contro uno Pierluigi Gollini. E il risultato, ragazzi, ribaltato. Assist di Caicedo, che sia nella realtà che qui è sempre determinante. Oltre ad avere, insomma, già segnato 3 gol, ecco, un bel uomo assist. E ha una bellissima intesa, soprattutto con Christian Kwame. Qua, ovviamente, Zidane visibilmente arrabbiato per la prestazione dei suoi. Si va al minuto 62, Pellegrini dentro per Ilicic, palla dentro verso Dybala, che in scivolata fa il gol del 2-2, pareggia Conti, palo Dybala, che qua Musso non lo gramma in sostanza perché lo trapassa, e trova il quarto gol in campionato Paolo Dybala, che comunque sta cominciando veramente, si è schierato punta centrale a segnare, e anche bene, qua anticipa Pezzella in scivolata e trova il gol del pareggio. Partita, ragazzi, che si sta accendendo, un gol dietro l'altro, ed è insomma molto molto interessante come andrà a finire. Esulta Zidane facendo i complimenti all'attaccante argentino. Bravissimo, bravissimo veramente Paolo Dybala. Minuto 68esimo, Dybala ancora dietro per Fabian, sinistro, bravissimo Musso, devi dare il gol del 3-2. Musso, ragazzi, già seconda parata, anzi terza, molto importante, determinante, che salva momentaneamente i raccattati, sinistro perfetto di Fabian, però Musso ci mette i guantoni. Calcio d'angolo, va Brahim Diaz dalla bandierina. E d'altro non è una novità vederlo con la Media Real. Qua, ragazzi, esce Vlahovic, entra Kevin Lasagna. Importante questa sostituzione per il futuro di questa partita. Va Brahim Diaz dalla bandierina. Palla lunga, spizza Alessandro, arriva Dybala da dietro e fa doppietta. Trova addirittura il quinto gol in campionato, eguagliando Joaquin Correa, tra l'altro suo compagno di squadra, eguaglia così l'attaccante laziale. E sulla spizzata di Alessandro, che firma l'assist, trova un bellissimo gol al volo e fa addirittura 3-2, ragazzi. Partita che viene ribaltata un'altra volta dopo che i raccattati l'avevano già ribaltata con Lazzari, e Vlahovic la ribalta. I Blaugrana con la doppietta di Paolo Dybala, ragazzi, e siamo ancora al 69esimo minuto. Esulta ovviamente l'attaccante argentino. Minuto 75esimo, Lazovic, entra in area Lazovic ancora per Caicedo, pallonetto, palla tra le mani di Pierluigi Gollini. 77esimo, Lasagna ancora, Lasagna persiste, Kuzka dentro, ancora Lasagna davanti a Gollini, e pareggia 3-3 Kevin Lasagna. La partita, ragazzi, che non finisce mai, ed è questa l'esultanza dei raccattati per il 3-3 firmato Kevin Lasagna, che va così a segnare il suo vediamo se lo trovo, dovrebbe essere terzo gol, se non vado errato, in campionato. Vabbè, appena lo trovo ve lo dico. No, il suo quarto gol in campionato. Sì, eguagliando Immobile, Quagliarella, Gio Pedro e Luis Alberto. Quarto gol per Lasagna, che
comunque ragazzi non è un attaccante così da sottovalutare. 80esimo, Bentancur, Lasagna, dentro Kuzka, Kwame, Alaga per Lazzari, completamente solo, Lazzari destro, 4-3 per i raccattati, una cosa assurda, una partita mai vista prima, 4-3, 3 rimonte in una sola partita ragazzi, e 3 rimonte e 5 contando anche quelle da prima, perché prima l'Aston Villa ha recuperato la Cisalute, poi la Cisalute ha recuperato a sua volta l'Aston Villa. Giornata di calcio forse la più bella dall'inizio della serie, e questa ragazzi è sicuramente la partita più bella di quest'anno per ora che abbiamo visto, ribaltata ben 3 volte, prima Lazzari, poi la ribaltano, anzi prima Ilicic, poi la ribaltano Lazzari e Caicedo, poi la ribalta 2 volte Dybala e adesso la ribaltano Lasagna e Lazzari ancora. Dopo 4 minuti di recupero ragazzi, gli ultimi 10 minuti non è successo niente, finisce qui, impresa dei raccattati che ribaltano 2 volte i Blaugrana, la classifica è Squarta Praga, ci salute, FC Roma 42 punti, Aston Villa 35 punti, Blaugrana 28 punti e raccattati 16 punti ragazzi, tra Blaugrana e raccattati 3 punti a testa, c'è ancora un gap insomma da colmare di ben 12 punti, ma il campionato ragazzi è veramente veramente lungo e sta cominciando veramente a giocare i raccattati, vediamo ragazzi come andrà e ci saranno novità già dalla prossima giornata, ve lo dico già, quindi tenete le notifiche accese. Detto questo ragazzi, prossima giornata, vado subito a leggervi chi ci sarà, anzi chi c'è stato, però chi ci sarà insomma nel video, ci saranno Acisalute contro Squarta Praga, FC Roma contro i raccattati e Aston Villa contro Blaugrana ragazzi. Io non vi anticipo niente, dovete aspettare il video e noi ci vediamo presto, questione di giorni. State connessi, gustatevi anche gli altri video che stanno arrivando sul canale. Grazie ragazzi e ciao a tutti.